La vittoria alla provincia di Teramo del sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura, espressione del centrodestra, su Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, appoggiato dal centrosinistra, non era affatto scontata. Anzi, sembrava non ci fosse partita a favore di D'Alonso, sicuro di un vantaggio numerico notevole. Il risultato delle provinciali ha così spiazzato il Partito Democratico Teramano, che in questo momento sta riflettendo su cosa non abbia funzionato in queste elezioni. I primi ad essere accusati di aver tradito il candidato di centrosinistra sono stati i consiglieri delle liste civiche in maggioranza al comune di Teramo, comune che esprimeva un voto ponderale determinante. In particolare, dito puntato sulla lista Teramo 3.0, espressione dell'attuale vice sindaco Cristina Marroni, che nega però di aver appoggiato Di Bonaventura. Il sospetto è nato per l'esultanza sui social del presidente del movimento Teramo 3.0, Cristian Francia, che ha salutato calorosamente le elezioni di Dieghito. Contando e ricontando però ci si accorge che la sconfitta di D'Alonso non è targata solo comune di Teramo, ma è stata causata da un trasversalismo riscontrato in tanti altri comuni e soprattutto quelli della montagna, dove il sindaco di Crognaleto avrebbe dovuto spopolare e invece forse non era il candidato giusto, o forse nel PD si va in ordine sparso. Il presidente uscente Renzo Di Sabatino, attuale segretario regionale del Partito Democratico, è intervenuto all'esito delle elezioni provinciali, dichiarando che occorre adesso una riflessione profonda, che c'è bisogno di rimettere ordine all'interno del PD e di ripristinare il rispetto delle regole, per cui chi non le condivide può accomodarsi altrove. Intanto, con Di Bonaventura, la provincia di Teramo torna al centrodestra dopo i due mandati di Renzo Di Sabatino, anche se il consiglio provinciale per ora resta a maggioranza di centrosinistra. Per i consiglieri, infatti, si voterà alla fine di gennaio 2019 e non è affatto scontato che il centrodestra vinca nuovamente. Anzi, all'orizzonte si prospetta un presidente di centrodestra e un consiglio di centrosinistra. È la regola del voto ponderale, bellezza.